Benvenuti ai telespettatori di Rai Sport, appuntamento con l'Orient Hearing, benvenuto naturalmente anche a Pietro Ilarietti, ciao Pietro. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori dell'Orient Hearing, oggi grande spettacolo qui sull'altopiano di Lavarone e Folgaria. Sì, sta per andare in scena una prova della Coppa Italia e soprattutto la prova long dei campionati italiani assoluti. Parliamo della mountain bike orientamento, quindi una specialità che finora nel corso delle nostre cronache non avevamo ancora proposto. Sì, è una piacevole scoperta per i nostri telespettatori, mountain bike orientamento che negli ultimi anni ha regalato all'Italia diverse medaglie mondiali e oggi conosceremo meglio alcuni di questi, diciamo, eroi dell'orienteering a due ruote. Sì, tra l'altro mountain bike orientamento che proprio in Italia ha trovato particolare terreno fertile, sono molti praticanti e alcuni di questi si sono distinti anche a livello internazionale, uno in particolare lo vedremo impegnato proprio nel corso di queste prove, ma subito voce ai protagonisti. Daniele Vecchiato, direttore APT Alpe Cimbra, il benvenuto del territorio. Il benvenuto del territorio è Bolkent, perché come dice la nostra denominazione Alpe Cimbra, qui ci troviamo in un territorio cimbro che si trova alla sua massima espressione in Luserna. Un territorio che ha saputo conservare nel tempo una grande attenzione a quelli che sono i valori dell'ospitalità e dell'accoglienza in tutte le sue forme. C'è veramente tanto tanto da vedere, tanto da vivere, tanto da provare attraverso i nostri alberghi e residence, e quindi il mio invito è che scegliate l'Alpe Cimbra per trascorrere le vostre vacanze d'estate, d'autunno, d'inverno e primavera, quindi una montagna a 365 giorni. Allora Ivan Gasperotti, finalmente scopriamo nel dettaglio anche l'attività del tracciatore, qui alcuni strumenti proprio del mestiere. Sì, c'è da dire che prima della gara c'è la fase preparatoria e nel mio caso nei mesi scorsi ho preparato la cartina, l'ho adeguata, l'ho aggiornata per poter oggi correre in tutta sicurezza. E oggi iniziamo alla posa, a preparare i paletti e le stazioni dello Sport Eden per andare poi a posare il tutto. Una volta sul punto collego la stazione al suo cavalletto, alla sua predisposizione e lo posiziono nel punto esatto con ovviamente la nostra lanterna. La lanterna di fatto serve solo come elemento di identificazione, perché a registrare il passaggio serve un'altra cosa. Sì, la lanterna appunto serve per arrivare in zona punto e vedere la localizzazione esatta. Poi ovviamente bisogna timbrare, testimoniare con la C-card sulla stazione il passaggio sulla lanterna. Prima dell'arrivo abbiamo sempre la cosiddetta 100, è l'ultima lanterna che è valida per tutti e serve per incanalare tutti i concorrenti provenienti dai vari percorsi sul rettilineo d'arrivo, e questa è la nostra 100. Allora, una spiegazione molto dettagliata, tra l'altro ci fa gioco in questa occasione perché ci sono alcune novità rispetto alla corsa orientamento che abbiamo solitamente commentato, per esempio il leggio applicato sul manubrio della bicicletta. Sì, abbiamo potuto vedere il leggio con questo strato che copre, ovviamente protegge la mappa, perché altrimenti con il vento volerebbe via, quindi viene trattenuta sotto questa pellicola di plastica trasparente. Leggio che ritroviamo anche nello sci orientamento, in quel caso viene posizionato con un apposito bustino e appunto il leggio che viene posizionato qui sul petto e l'atleta guardando in avanti può leggere la mappa. In questo caso molta attenzione, perché la mountain bike orientamento il leggio è posizionato sul manubrio, quindi la difficoltà sta anche nel saper leggere, interpretare la mappa e nel coordinarsi, esatto. Anche perché si rimane sempre impegnati alla guida in percorsi che non sono propriamente agevoli, in quanto naturalmente la competizione non viene svolta su piste ma come sapete in percorsi attraverso i boschi o comunque in altri territori un po' impervi. Gara sprint di Lavarone, tracciatore Ivan Gasperotti. Ma essendo una sprint le difficoltà tecniche non sono sulle scelte, ma
sulla navigazione, tratte corte, brevi e una gara veloce, per cui capacità di scegliere immediatamente la strada giusta senza sbagliare. Vincerà chi ovviamente sbaglierà meno. Vincerà chi sbaglierà meno, naturalmente è un po' questo lo spirito dell'orienteering anche in caso di mountain bike, perché lo ricordiamo ancora una volta, esiste un tracciato su cui vengono posizionate queste lanterne, sono i punti attraverso i quali ogni concorrente deve obbligatoriamente passare, cercando di individuare il percorso più rapido possibile tra una lanterna e l'altra, e c'è sempre la possibilità di scelta, nel senso il percorso non è fisso, ogni concorrente che si regola secondo la propria interpretazione della mappa. Siamo alla partenza del primo giorno della gara sprint, quella valida per il percorso di Coppa Italia. Siamo alla partenza, qua vediamo i master, nel caso specifico è Cristina Turolla che indossa una maglia che non è quella di società. Atleti che partono uno alla volta, ovviamente in uno spazio di un minuto uno dall'altro. Qui è Giovanni Gasperina, che è uno delle promesse, assieme a Dante Osti. Il responsabile federale Giuseppe Simone tiene molto ai suoi giovani, li sta facendo crescere, e oggi vedremo che se sapranno farsi onore, ma si troveranno ad affrontare dei veri e propri monumenti. Qua uno dei personaggi emergenti, si tratta di Riccardo Rossetto, lui che nel 2011 è stato in grado, quando era junior, nella sua Vicenza, ha saputo raccogliere una medaglia d'argento al campionato mondiale, e ora si sta impegnando, sta crescendo, perché vuole conquistare delle medaglie importanti anche nella categoria assoluta, cosa che è già riuscita invece a Luca Dalla Valle, che lo scorso anno è stato campione del mondo sprint. Qui parte un altro degli azzurri, è Piero Turra, lui è tesserato per il gruppo sportivo Pavione, lui che viene da Imer. Sì, siamo quindi alla partenza di questa gara sprint, circa 20 minuti necessari per gli atleti, diciamo, più esperti, più veloci, per portare a termine il percorso, Pietro. Abbiamo visto partire, scusa se ti interrompo, Milena Cipriani, e questo è il campione del mondo Luca Dalla Valle, quest'anno medaglia d'argento, lo scorso anno medaglia d'oro ai mondiali. Milena Cipriani assieme a Laura Scaravonati si contendono la medaglia d'oro oggi, mentre tra i maschi sicuramente se la giocano Jaime Origi, Luca Dalla Valle, Riccardo Rossetto, e poi vediamo se qualche giovane come Dante Osti saprà inserirsi, mentre è partito una vecchia gloria qua dell'orienteering, che è Andrea Cipriani. Arriva Jaime Origi in partenza, lui che vive a Carate Brianza. E quindi nei pressi del luogo dove ci troviamo noi per svolgere queste telecronache. La Coppa Italia in realtà non ha un'origine così recente nell'ambito dell'attività dell'orienteering, perché nel 1998 si è tenuto il primo circuito di Coppa Italia, quindi sono 18 anni in quest'anno, quindi una manifestazione che ha una certa anzianità e naturalmente anche una certa importanza nell'ambito della mountain bike orientamento. Belle queste immagini realizzate con una GoPro, ci assistono nel poter vedere quali sono le particolari difficoltà a cui vanno incontro i singoli concorrenti. Questa è un'operazione di punzonatura, un concorrente che transita sul punto di controllo, sulla lanterna appunto. Sì, abbiamo visto Luca Pompele, ragazzo che vive a Milano e oggi è salito qui nell'altopiano, e attenzione, siamo già in una fase calda con l'arrivo di Luca Dalla Valle, scelta totalmente differente rispetto agli altri atleti. Al posto di arrivare dalla destra del teleschermo è salito da questa salita alla sinistra e ha punzonato ed è scappato via verso il traguardo da cui in questo momento erano posizionate le telecamere, mentre passa Riccardo Rossetto, che sta andando bene in questo momento, lotta nelle posizioni di vertice. Naturalmente Dalla Valle ha dalla sua grande esperienza, è un atleta che si dedica esclusivamente a questo tipo di disciplina nella sua attività quotidiana.
Ospite della puntata di oggi, Paolo Menescardi, ha attraversato l'Europa in bicicletta e oggi qui ha provato l'orienteering. Sì, è andata abbastanza bene. Categoria elite, forse un po' oltre le mie capacità, però mi sono divertito, è successo di tutto, problemi alla bici, sono caduto, ho rotto le ginocchia, però divertentissimo, bellissimo, grazie. Senti, allora hai gareggiato al fianco di campioni, non avevi ambizioni di, appunto di classifica, come mai ti sei presentato qui, tu che sei abituato magari alle grandi traversate? Beh, perché volevo sperimentare questa disciplina, la categoria elite mi ispirava, l'obiettivo era quello di finire la gara, bene o male ce l'ho fatta, anche se mi sa che sono finito fuori tempo massimo, e niente, tutta esperienza per le prossime gare, per il futuro. Naturalmente in genere è abituato a tutto un altro tipo di andatura nel corso delle sue traversate, non è una corsa contro il tempo solitamente per lui. No, però la corsa contro il tempo la sta facendo Jaime Origi, che punzona a uno degli ultimi punti e si sta lanciando come un pazzo in questa discesa, perché Luca Dalla Valle lo sta mettendo in seria difficoltà. Qui Piero Tour, volevo raccontarti, siccome lei ha introdotto prima l'argomento Luca Dalla Valle, lui che nella vita è sì un atleta e pensa che in inverno si trasforma in un grande atleta di sci d'alpinismo, disciplina nella quale ha scritto anche un libro. E lo ricordiamo, è stato, per quanto riguarda mountain bike orientamento, campione del mondo e si propone naturalmente in questa circostanza assolutamente tra i favoriti. Tutti i migliori stanno arrivando a traguardo, sono queste le fasi finali di questo circuito che, come abbiamo ricordato, ha impegnato gli atleti, i migliori tra di essi per la verità, per circa una ventina di minuti. Nelle ultime fasi alcuni tra questi atleti si stanno combattendo proprio gli ultimi secondi, sono a ridosso l'uno dell'altro soltanto per pochi secondi. Naturalmente questo accade più facilmente nella gara sprint piuttosto che nella long, dove vedremo invece i singoli atleti saranno impegnati per oltre un'ora. Ed ecco appunto il traguardo, con nessuna sorpresa, Dalla Valle è il primo a punzonare al traguardo. Sì, Dalla Valle che farà segnare il miglior tempo e con il suo, ecco qui arriva, eccolo qui che arriva Luca Dalla Valle, si vede che la sua è una pedalata potente. Luca Dalla Valle che si trova veramente a suo agio con questo clima, oggi è una giornata che praticamente sembra di essere quasi in inverno, lui che invece nell'estate scorsa durante il campionato mondiale in Portogallo aveva trovato temperature quasi africane e ha raccontato di essere andato in difficoltà e di avere sofferto parecchio quel tipo di clima. Arriva il secondo classificato, è Jaime Origi, sprinta con tutta la sua foga ma è secondo sul traguardo. E c'è invece una sorpresa per quanto riguarda il terzo posto, è Dante Osti, che si è già distinto precedentemente in altre occasioni, lui un giovane naturalmente che lo vediamo qui proprio in questo momento, un giovane quindi che naturalmente non ha l'esperienza di chi lo ha preceduto al traguardo, però sicuramente una promessa per questa disciplina. È una promessa, ho avuto la fortuna di potermi confrontare con lui e mi ha raccontato che comunque si confronta con gli elite in queste gare sprint sulla distanza breve, mentre non si sente ancora preparato per le long, non per una questione tecnica ma proprio per una questione fisica. Arriva Riccardo Rossetto molto deluso, è una punzonatura mancante per lui, quindi fuori dalla classifica, fuori dal podio. Sì, una delusione naturalmente per lui, un atleta della nazionale. Per quanto riguarda le donne, anche lì non, diciamo, i pronostici della vigilia non sono stati traditi, con la Cipriani che va a precedere Scaravonati e la Maggioni. Scaravonati che
può difendersi perché ha avuto un attacco influenzale, quindi ha voluto essere al via nonostante questa sua indisposizione fisica. Lei che però punta più che altro alla gara di domani. Dalla Valle Origi Osti, questo è il podio per quanto riguarda gli uomini, con un bel vantaggio da parte di Dalla Valle di quasi 3 minuti. Milena Cipriani, Laura Scaravonati, Federica Maggioni, questo è il podio per quanto riguarda le donne. Allora, Luca Dalla Valle, per un ex campione del mondo, oggi pronostico rispettato. Ma sì, dai, diciamo che oggi la gara era molto fisica e sta molto bene fisicamente, poi su questi terreni riesco sempre ad andare bene. Milena Cipriani, la sorpresa donne elite oggi, grande soddisfazione. Sì, sono veramente contenta, sono riuscita a fare una gara concentrata e era velocissima. Per domani invece? Domani la vedo dura perché è una long, non sono allenata, non ho molto allenamento, quindi non penso di riuscire a fare proprio una bella gara. Vedremo che cosa combinerà la Cipriani. Queste intanto sono le premiazioni per quanto riguarda le donne. Adesso andiamo a vedere invece gli atleti uomini con la sorpresa, Tante Osti che sale sul terzo gradino del podio. Diciamo che anche per quanto riguarda la gara long i migliori si sono confermati. Comunque, insomma, ci riserviamo di commentare le immagini. Primo giorno quindi dedicato alla gara sprint e il giorno dopo campionati italiani assoluti, quindi si assegna il titolo tricolore, Pietro. È così, volevo solo fare una precisazione perché secondo me Milena Cipriani è una di quelle atlete che dice non sono molto allenata, poi male che vada è seconda, quindi non è proprio che non sia allenata. Beh, in genere gli atleti tendono naturalmente a mettere un po' le mani avanti, lo fanno un pochettino per scaramanzia, anche magari per allontanare la pressione. Ivan Gasperotti, tracciatore della gara long, quali difficoltà per gli atleti oggi? Ma oggi è il tipico ambiente alpino con single track abbastanza tecnici. Ovviamente oggi con la pioggia di questa notte sono ancora più tecnici, causa scivolosità e per cui tratti dove radici e sassi rendono difficoltoso dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista orientistico alcune tratte lunghe saranno quelle che determineranno la classifica in base alle scelte dei vari concorrenti. E vediamo sulla mappa l'estensione e la difficoltà del tracciato, naturalmente rispetto alla gara sprint del giorno prima la fatica per gli atleti aumentano in qualche modo anche le difficoltà tecniche perché sono più numerosi i punti di punzonatura, le lanterne sono più numerosi, quindi aumentano proprio le opzioni di percorso che i singoli atleti devono decidere in tempo reale. Sì, diciamo che probabilmente la gara long si ha più una componente fisica appunto per la durata, però oggi direi che sono tre le componenti che incidono pesantemente, appunto quello fisico, quello tecnico, come spiegato da Gasperotti, cioè il saper prendere delle decisioni nel modo corretto, e oggi, come puoi vedere dalle immagini, gli atleti dovranno affrontare il freddo, quindi grande attenzione perché quando poi è così freddo il fisico consuma molte più energie, mentre parte uno dei grandi favoriti che è Jaime Origi. Gianni Origi, lo ricordiamo, secondo nella prova sprint valevole per la Coppa Italia, che anche per quanto riguarda la gara longa naturalmente si pone tra i favoriti, e qui vediamo il favorito in assoluto, naturalmente Dalla Valle, che cercherà assolutamente di non farsi scappare l'opportunità di un titolo tricolore per questa categoria, la mountain bike orientamento, che ha origini intorno a metà degli anni 90 per quanto riguarda la federazione
internazionale, naturalmente molto diffusa come tutte le discipline dell'orientamento nei paesi scandinavi, dove l'orientamento stesso, l'orienteering, come è noto a livello internazionale, è nato, però in Italia ha moltissimi praticanti, sono importanti le cifre dei tesserati dell'orientamento, Pietro. Sì, abbiamo riscontrato da un ultimo diciamo, censimento, sono 150 le società attive all'interno della FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, le cifre parlano di 15.000 tesserati, mentre qui Milena Cipriani sta posizionando la sua mappa che ha appena ricevuto, è già partita la sua rivale storica Laura Scarbonati ed è partita anche un'altra ragazza che spesso va a podio in queste gare, che è Giuliana Zoppè. Abbiamo visto una procedura tecnica che era la pulizia della C-card, ossia gli atleti inseriscono, diciamo, questo ditale elettronico nell'apposita stazione prima di partire e la puliscono da eventuali dati residui, esatto, della prova precedente. Naturalmente, per quanto riguarda la mountain bike orientamento, le singole caratteristiche e difficoltà della corsa orientamento si accoppiano a quelle che sono poi le caratteristiche tecniche relative alla corsa in mountain bike, e quindi chiaramente bisogna non soltanto avere gamba per portare la bicicletta su percorsi in discesa e in salita, ma anche avere una certa sensibilità nel manovrarla su superfici come vediamo in questo momento caratterizzate da pietrisco o viceversa, come abbiamo visto in precedenza, anche qui magari superfici umide in quanto si attraversano naturalmente i boschi. Come ha svelato il commissario tecnico Ivan Gasperotti, oggi il terreno è molto pesante perché nella notte ha piovuto. In questo caso qua vediamo Luca Pompele, che è costretto a spingere la sua mountain bike. Qui si avvicina Milena Cipriani al punto di controllo. La sua pedalata non mi sembra così brillante. Non mi è brillantissima, effettivamente. Lei sì, lo aveva detto nella giornata precedente, quindi forse in qualche modo non ha mentito. No, chi non manca di brillantezza, vedi qua che potenza che sprigiona, guarda, sgomma quasi, era Luca Dalla Valle. E qui invece Laura Scarbonati, che oggi sembra essersi ripresa, punzona velocissima e se ne va. Qui Riccardo Rossetto. E quindi prosegue la prova long, una prova che per i migliori atleti durerà circa un'ora e mezza. Tra l'altro si svolge in un circuito dove in realtà si ripassa anche dagli stessi punti. Questo è stato reso necessario naturalmente anche dalla conformazione particolare del territorio dell'altopiano di Folgaria e Lavarone. Certo, qua ancora Laura Scarbonati. Una delle cose che ha spiegato il commissario tecnico Gasperotti nel momento in cui è andato a realizzare i tracciati, ha dovuto prestare molta attenzione a non realizzare dei tracciati con un dislivello troppo accentuato, perché qui siamo in un altipiano e con molti saliscendi, quindi il tracciatore deve stare molto attento anche a questi particolari, perché finirebbe magari con il realizzare dei percorsi troppo selettivi. Magari Dante Osti, che vediamo impegnato in questa fase, lui appunto un giovane che ancora non è avvezzo ai percorsi più lunghi, non avrebbe l'opportunità di prendere una certa confidenza e magari potrebbe scoraggiarsi e non riuscire a mantenere le attese, che sono molto concentrate sulla sua persona. Sì, è una delle promesse, il responsabile Giuseppe Simoni lo sta crescendo, mentre arriva Riccardo Rossetto, ottimo il suo tempo in questo momento. Sì, devo anche dire che in questa gara sono stati parecchi ritirati, quindi nonostante l'occhio di riguardo del coach, non tutti sono riusciti a superare questo percorso. Arriva Jaime Origi. A conferma di quanto in realtà sia stata selettiva questa prova, di quanto in realtà sia selettiva proprio la mountain bike orientamento per definizione, in quanto
non è soltanto una questione di completare il percorso, di andare a punzonare tutte le lanterne, ma si tratta comunque di affrontare un tracciato molto molto difficile con la mountain bike. Vediamo gli atleti che stanno arrivando al traguardo, quelli che ce l'hanno fatta sicuramente molto provati, come nel caso di questo corridore, si è quasi appoggiato all'ultima lanterna, la 100 come viene definita in gergo, ed eccolo arrivato Luca Dalla Valle. Anche lui sembra comunque stanco, ha vinto, ha un ottimo tempo, ma sembra provato. Eh sì, prende fiato, anche i più piccoli lo osservano, naturalmente la bellezza di questo sport è che si pratica comunque in territori molto molto belli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. C'è la possibilità, oltre di vedere impegnati gli atleti, anche di poter godere delle bellezze naturali del posto e naturalmente di godersi anche una bella giornata all'aria aperta. Qui è arrivata Laura Scaronati, primo tempo, arriva Milena Cipriani, sicuramente non saprà far meglio di lei, quindi possiamo già ufficializzarlo, 40° titolo italiano per Laura Scaronati. Permettimi di fare un ringraziamento particolare agli organizzatori, Roberto Sartori, infaticabile, coadiuvato da Paola Donà della società Gronlight. Andiamo quindi a riepilogare quelli che sono stati gli arrivi dalla Valle, Rossetto, Origi. Per quanto riguarda gli uomini, nelle donne abbiamo detto c'è stata l'inversione del podio, ieri aveva vinto la Cipriani, oggi invece si è imposta la Scaravonati sulla stessa Cipriani con Federica Maggioni che si è confermata al terzo posto. Luca Dalla Valle, quest'anno in Italia nessuno ha saputo batterti. Sì, dai, in Italia il livello è totalmente diverso rispetto a quello internazionale, quindi posso anche concedermi qualche errore e non fare sempre una gara perfetta. Quindi sì, diciamo che questa stagione molte delle gare nazionali le ho prese proprio come allenamento per la stagione internazionale, che è il mio principale obiettivo. Laura Scaronati, 40° titolo tricolore. Finalmente ho raggiunto il 40° titolo in carriera e stamattina ero un po' tesa perché il primo come l'ultimo sono sempre un po' difficili e c'è sempre molta emozione e sono riuscita a conquistarlo, sono felice. Oggi è la mia ultima gara per il gruppo sportivo forestale e diventerò carabiniere dal 1° gennaio e mi è piaciuto chiudere questa carriera e questi anni in forestale con questa bella vittoria. Buona riuscita degli eventi e quindi... Allora, complimenti a Laura Scaravonati che ha dato praticamente l'addio alle gare. Quasi, vedremo, ha ancora del tempo per pensarci. Quindi vedremo l'anno prossimo, anche se ha già anticipato che i primi 3 mesi dell'anno sarà impegnata nell'attività di formazione con questa sua nuova esperienza nei carabinieri. Dalla Valle Rossetto Rigi, questo il podio per gli uomini, vediamo anche la Scaravonati che va a raggiungere il suo omologo per quanto riguarda la categoria maschile. 40 titoli italiani, complimenti a lei, chissà se Dalla Valle la raggiungerà a quella cifra. Roberto Sartori, allora si chiude questo evento targato Gronlight, direi un bilancio entusiasmante. Ma devo dire, sono contento. Noi come Gronlight abbiamo sempre dimostrato che siamo sempre presenti sotto il punto di vista sia organizzativo che anche atletico. È stato bello e spero che sia i comitati, che le società e che la federazione portino avanti ancora questo mountain bike orientamento, visto e considerato che ci dà anche degli allori. Giuseppe Simoni, si chiude una stagione di mountain bike orientamento, che bilancio possiamo fare? Ma sicuramente abbiamo dei bei risultati a livello internazionale, perché abbiamo una bella medaglia d'argento di Luca Dalla Valle in Portogallo. Vorrei sottolineare anche i risultati dei giovani, stanno crescendo bene, abbiamo un ottimo livello, buone organizzazioni, anche quest'anno siamo riusciti a completare un calendario direi estremamente interessante, anche la gara di oggi
lo dimostra. Siamo, speriamo bene per il futuro e cercheremo comunque di lavorare per portare avanti il nostro movimento che merita davvero. Allora ringraziamo naturalmente Pietro Ilarieti che è stato con noi anche, ancora con noi anche in questa telecronaca. Ciao Pietro. Grazie a te. E ringraziamo tutti i telespettatori, gli appassionati che ci hanno seguito. Vi diamo appuntamento alla prossima occasione con l'Orienteering.